ci dovremmo entrare direttamente, no? What the fuck, man? My baby! It's working, yeah. If it's working, if it's not working, who cares? Oh, my baby. Ok, eh? Beh, Hello, salve, bonjour, good morning! Oggi, vlog che non c'entra un cazzo con quello che faccio io. Perché? Perché ci andava così. Dopo, devo guardare un video. Scoop! Che sarebbe la mia recensione, tra l'altro, sul mio canale. Ah, quindi ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati in una nuova video recensione sul canale di Matti Vey. Io la mano sopra. Hello YouTube. Ciao a tutti ragazzi, siamo con Kenny Ray, Matti Vey in the building, and no. My building. It's okay. Mio grandissimo, biggest bro, un po' scuro di pelle, ma quello non è un grosso problema perché possiamo passarlo nella candeggina. Oggi meno scuro perché ho i led in faccia. Sì, infatti, siamo illuminati tipo Dio. Proprio perché abbiamo tutta sta luce e devo tenere gli occhiali perché sennò dopo non ci vedo. Lui deve tenere gli occhiali perché io sto benissimo anche senza, perché ormai sono abituato. Sai com'è, tu c'hai l'occhio da c***o e io no. Allora, oggi di cosa andiamo a parlare? Oggi voglio fare una nuova recensione, la voglio fare nel tuo studio. Che cazzo stai facendo? Questo jack io l'ho cercato per anni. Va bene, ok, l'hai trovato. Allora, oggi cosa andiamo a fare, caro fratello? Oggi andiamo a provare quattro liquidi che mi sono stati dati a Forlì in fiera. E secondo me già dal packaging a te piacciono. Sono gli Army Flower di Iron Vapor. Come la pronuncia? Army Flower. Beh, comunque il Survival Kit di Iron Vapor, perché sono dei nuovi liquidi. Sono in formato aroma concentrato 20 più 30 più 10, quindi ci va messa. Che fa? 60. Ah, no? 42 minuti di applausi. Sono già più 60 ml, sono giusti, sì. Comunque sia, poi ci potete aggiungere la base con o ci dovete aggiungere la base con o senza nicotina all'interno. Noi consigliamo di svapare senza nicotina perché nicotine free it's better. Andiamo a provare questi straordinari liquidi che hanno il nome e la descrizione nel davanti. Io partirei dall'alfa. I nomi sono Alfa, Charlie, Delta e Bravo. Ah, no? Sai perché sono un coglione? Sei un coglione. Però sono un coglione. Io direi che partiamo dall'Alfa per poi andare al Delta, per poi andare al Charlie, per finire col Bravo. Let's vape! Allora, dicevamo, andiamo a provarli. Andiamo a drippare su un plugin della No Name montato su una tena con qualche con qualche resistenza in qualche modo, non mi ricordo. Non mi ricordo che resistenza ho fatto, ma è figa lo stesso. Allora, partiamo dall'Alfa, abbiamo detto, che è un caramello con note di tabacco. Molto interessante, really? Andiamo subitissimamente a drippare a bestia. Già, zio, come drippio. Già, come i pazzi. Però prima di svapare, voglio annusare. Tu vuoi annusare? Vai, fa sentire. Damn. Il caramello si sente veramente tanto. E c'è quella nota di tabacco che dà l'amarognolo sul caramello, che lo rende, non è male, anche perché di solito il tabacco dà un sacco fastidio, invece questo è... Ma però questo possiamo fare anche così, sai, possiamo leccarlo. Porca tro... Mamma! Ah, c'è da dire una cosa. Io me lo mangio, allora... È caramellosissimo. È stracaro, sembra la mu. Il caramello della mu, è vero, sembra! Avete mai mangiato le caramelle della mu? Della porca troia, chi non le ha mangiate... Se non le avete mai mangiate... È un nabbo di merda. Siete dei bimbi minchia. Allora, drippato l'abbiamo drippato, io voglio svaparlo. La cosa particolare di Iron Vapor, che tu forse non conosci come ditta... No. È il fatto che siano italiani e quello è un sono ottimo... Sono italiani? Un ottimo punto di partenza. Thumbs up! E è classificato tra uno dei migliori aromatieri in Italia. E non solo, perché ha una particolarità rispetto a tutti gli altri, che rende fedeltà ai propri liquidi. Ma è allucinante. Questo lascialo qua, che quando tu provi questo poi dobbiamo fare a botte che... Vabbè, vado a svapare. Io la mia ce l'ho. Fai tre svapate, che lui tendenzialmente si occupa di musica e di vlog in generale. Vado! Ci sei? Hai bisogno di un'altra svapata? Vai. No, vai cosa? Oh, oh!
Allora, secondo me, quando lo svapi si sente di più il tabacco rispetto al caramello, che si sente molto di più in fase di prova degustativa. Allora, sì e no, nel senso che il tabacco lo senti da ignorante, io sento più il tabacco quando lo faccio uscire dal naso. Ok. Sento invece molto di più il caramello quando fumo, lo faccio uscire dalla bocca. Sì, sì, sì. Quuoto. Però, la cosa che è suggestiva di questo liquido è che sono calibratissime le cose. Vabbè. Cioè, il tabacco non spicca sul caramello, il caramello non spicca sul tabacco. E soprattutto il tabacco non dà fastidio, non fa cagare, perché tante volte lo assaggi, sembra che ti stai mangiando una Esattamente. Cicchetta. Però... calcolando che comunque è un liquido tendenzialmente da flavor, è straordinario come cosa. Da flavor? This is flavor chasing. There are cloud chasing. Ah, ok. Nice. Cloud. Wow. Yeah. Cloud è per fare i nuvolazzi, non serve che te lo spiego in inglese. Grazie. Il flavor è per assaporare un pochettino di più gli aromi. Quindi svapatevi le nuvole. Che coglione. Detto ciò, secondo me è molto buono, però voglio andare a provare il Dell. Ragazzi. Sì o no? Ok, Delta. Questo qua dice che sia una vaniglia custard e mirtilli. Una vaniglia? Custard. Oh. E mirtilli. Molto scanner word. È molto arrogantissima questa cosa. Oh my fucking god. La madonna. Oddio, sa un po', ha un po' ricordo Big Bubble. Ti ricordi panna e fragole? Tu la conosci la vaniglia custard? Sì. Ok, io sento molto la vaniglia custard e quasi niente i mirtilli. Io in realtà i mirtilli non li sento. Parte dammi il dorso della. Non ho il naso che ha Matti, però. No. Si sente. Quando poi li provi degustandoli, i mirtilli si sentono di più. Non è che domani cago tutta l'allegra fabbrica del bosco perché l'ho mangiato, vero? Ma non diciamo panzane! No, cordino. Parentesi, se non vi ricordate le Big Bubble panna e fragola, anche lì siete dei bimbi minchia. Con il Disneyland! Andiamo a fare la prova svapatrice, svapatore, svapante del Delta. Svapa. Ok. Preferivo il primo. Ah, questo deve piacerti molto, la vaniglia custard e quel sottofondo di mirtilli. C'è da dire che io non amo il mirtillo di per sé più di tanto. Non è male, cioè l'idea del liquido non è che faccia schifo il liquido. A me personalmente piacciono altre tipologie di liquido. A me, non lo so, sembra che la lunga può stancare secondo me questa cosa. Un po' troppo... è dolcioso, è tanto dolcioso. Però, secondo me, a chi piace la vaniglia custard, questo se lo svapa da morire. Per questo qua, vaniglia custard, tanta roba. Custarda. Attento! Adesso arriva quello che, da descrizione, questo qua... Oh! Ok. Ma chi è che il monaco? Da descrizione questo qua mi fa impazzire. Allora, motherfucker. Perché mi mitico. A parte quello, questo è il Charlie, che è un tortino al cioccolato con note di arance e whisky. Tortino al cioccolato? Io ti dico solo una cosa. Quello che dicono i miei amici recensori, i miei amici youtubers di VaporTube Italia, che è una nuova crew nata su YouTube. Logo right here. Yeah. Dicono che sappia molto di una cosa che è sia da mangiare ma sia in formato macchina. Cos'è, un dolce alla Lamborghini? No, c'è una famosa casa automobilistica che ha una macchina che riporta il nome di una famosa casa dolciuaria. La Kinder Turbo. No. La Kinder Maxi, è la familiare. No. Porta il nome di una ti casa... ti ricordi? È italiana? No. No, è tedesca. Tedesca americana. Sai che macchina c'ho io? Te lo ricordi, sì? La Ford? Sì. La... oddio. Ok, non lo so. Insomma, è il momento di fare fiesta, ragazzi. Dicono che sia uguale. Io ancora non l'ho provato. Devo essere sincero, l'unico che conosco alla perfezione è questo qua, che andiamo a provare dopo e che ho già svappato quasi la metà della voce. Sei un silos. Dicono che questo sia la riproduzione. Fammi annusare! No! La riproduzione fedele della fiesta. Mamma mia, che. Allora, annusandolo è uguale. Annusandolo è uguale. E anche lì, se non avete mai assaggiato una fiesta. Merda! Provalo. Non ci credo. Te lo giuro. Te lo giuro. Allora, io sono ignorante, non sono di parte, ma cazzo, sembra veramente di mangiare una fiesta. E tra le altre cose, la fiesta a me faceva anche cagare, però questo è proprio buono. Ti do l'onore di svapare per primo. Ehi là. Ehi.
fuck. Massimiliano, Max, hai fatto un guaio. Max? I don't know who the fuck are you, but this shit is great. Really great. Sorry. But this shit... it's here. Ma che cosa cazzo hai creato? Allucinante. E senti tutto. Senti il cioccolato, senti l'arancia, senti addirittura il whisky e non dà fastidio perché non senti l'alcol. Che top. Non per niente ho lasciato gli ultimi due per ultimi perché sono due alcolici. Questo? Questo e quello dopo. Oh, vi giuro che l'alcol non si sente ed è tanta roba. Non è che dopo va di botta per me. No, 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 no. Schischi. Io voglio svaparne ancora un po'. Allora, sicuramente per me è fedele all'85% buono. La cosa che mi fa impazzire di questo liquido è che non smagra. Cioè, ragazzi, dai. Ti sembra di mangiare una cazzo di fiesta, veramente? Poi è buono, cioè non dà... Non dà fastidio! I'm back. Oh, adesso sì. Ma per me la vera rivoluzione rivoluzionaria di questa ditta è questo. Ragazzi, il Bravo, oltre ad avere uno dei miei... Scusami, cortesemente, ci metti a fuoco. Grazie. Ah. Questo qua, oltre ad avere uno dei miei colori mimetici preferiti, è il Bravo, è un fresco spumante alla pesca. Allora, hai presente che c'è uno spumante che fanno con la pesca? E porta il nome di Bellini? Fatto l'alberghiero. You know? Of course. Bellini, okay. Il Rossini. Ok, man, annusa. Dovrebbero farne uno che un tipo... un annusa! Man. Wow. Oh, really, man. Cazzo, ma è uguale. Quello che ti stupirà di questo liquido, oltre ad avere un leggerissimo sentore, non te lo dico, svapa. E scusate se è poco. No, scusate, cioè, non so il tuo gusto, ma questi li batti tutti. Te l'ho detto, questo è il mio preferito. Ah, Kino, this shit is so great. Man, I wanna... È assurdo, è assurdo. Ma cos'è? Bellini. No, c'è qualcosa che sento in più. È il fresco. C'è un leggero, secondo me c'è menta, forse. Una leggera nota di ice. Però senti il frizzantino. Per me è tanta roba. Sì, senti allora, non è che senti le bolle, però è... però ti sembra di avere le bolle. È come se avete mai bevuto un Rossini o un Bellini, sentite il retrogusto, vi resta in bocca anche con le bolle, sentite proprio l'effetto delle bolle, è come quando bevete un bicchiere di acqua gassata. Per me questo qua è da 2000 su 10, è veramente, cioè, tanta, è assurdo, roba. È allucinante, è veramente buono. Della linea questo qua è il mio preferito. Io mi sto accecando, mi rimetto gli occhiali. Questo qua della linea per me è il numero 1. Quindi Matty Vape e Kenny Ray dicono yes per Iron Vapor Survival Series. Da noi per il momento è tutto. Yeah. Thanks Kenny Ray. And a burden. Ci vediamo al prossimo video. E siccome sono un po' tamarro oggi, non faccio l'ultima svapata, ma vediamo di what? Iscrivervi al canale, mettere mi piace al video, condividere il canale video, thumbs up, attivare la campanella per le notifiche del mio canale, iscrivervi ai suoi canali che sono Kenny Ray Music, Kenny Ray Vlog. Lo fate, I'm gonna kill you fucking... No! E detto ciò, facciamo la chiusura alla Kenny Ray. 3, 2, 1, ciao! Kenny Ray, let's go, man. IPS, let me tell you something, this shit about my crazy world. Let me tell you something crazy about my hot booty girl.